l'accademia è stata sicuramente ispirante, formativa e soddisfacente. Questi sono alcuni dei ragazzi che, passando per le precedenti 10 edizioni di Impresa in Accademia, si sono fatti le ossa ed oggi ringraziano l'occasione offerta loro da Confindustria Chieti Pescara. Stimolante. E questi sono i ragazzi della 11ª edizione di questo percorso formativo ideato e attuato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria. I risultati di questa edizione? I risultati sono stati fantastici, i ragazzi hanno lavorato tutti benissimo e sono comunque sempre più in crescita, grandi realtà, grandi aziende del territorio si sono resi disponibili e voglio ringraziarli tutti, tutte le aziende che si sono resi disponibili nel collaborare con il progetto. La cosa positiva è che dopo la crisi pandemica il progetto comunque è sempre più in crescita e i ragazzi crescono anno per anno e quindi che dire, noi grazie ai giovani riusciamo a trovare sempre più alternative, soluzioni a problemi all'interno delle aziende, quindi i giovani non sono il futuro ma sono il presente, grazie a loro, crisi pandemica, crisi bellica, non dobbiamo demotivare i giovani a andare comunque all'estero ma a restare qui per aiutare le aziende a soluzioni e a problemi all'interno delle attività. C'è anche una squadra vincitrice, ma l'importante è il dialogo tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Il contenuto principale è la partecipazione sempre molto alta dei ragazzi, anche su tematiche non semplicissime, perché quest'anno il tema che erano chiamati a sviluppare era il tema della sostenibilità, che è un tema molto attuale e al contempo anche molto sfidante. La cosa che ci piace sottolineare è che il progetto Impresa in Accademia, oltre ad essere particolarmente attrattivo per tutti i ragazzi che arrivano dalle università, ha un'ottima percentuale di play alla fine del percorso, perché più dell'80% degli studenti che noi incontriamo all'interno di questo percorso ormai da 11 anni trova collocazione all'interno delle imprese e quindi per noi è anche un ottimo trampolino di lancio e un modo per agevolare i ragazzi per entrare nel mondo del lavoro, obiettivo che Randstad si pone primariamente appunto in quanto società player tra l'incontro tra domande e offerte di lavoro. Che un percorso di successo è stato per me un percorso di valore.